La New Sport Project Gym dei maestri Ciccio Scolti e Leo Ferrara, rinomata palestra di arti marziali fasanese, ha animato la mattinata di domenica 15 ottobre in Piazza Ciaia, dove si è svolta una giornata dedicata ai bambini. Un open day che ha visto impegnati sul tatami in Piazza Ciaia sia gli allievi della palestra, sia bambini che per la prima volta hanno provato ad affacciarsi al mondo degli arti marziali. Tra esibizioni dei più grandi ed esercizi a corpo libero e percorsi di allenamento per i più piccoli, la mattinata di sport all'aria aperta è trascorsa piacevolmente. A fare gli onori di casa della gremita Piazza Ciaia, l'assessore allo sport Giuseppe Galeota. È una fantastica giornata, una delle forse delle più calde di ottobre, ma ciò nonostante la piazza, come si può vedere, è piena di famiglie, ma soprattutto è piena di bambini, e di questo va sicuramente dato atto e merito alla Sport Project Fasano, che ha una capacità aggregativa e di coinvolgimento delle famiglie davvero unica. E chiaramente il nostro ringraziamento, il nostro supporto come amministrazione va a loro e a tutti i sodalizi che riescono ad avvicinare i bambini alla pratica motoria, alla pratica sportiva, e soprattutto a sottrarre il loro tempo, insomma, dai tablet, dagli smartphone. E questo credo che sia una delle prime missioni rispetto alle quali vanno ringraziati e va dato atto. Ci auguriamo, così come più volte sottolineato e insomma come ci siamo detti più volte con gli amici della Sport Project, di realizzare presto una iniziativa nel nuovo palazzetto dello sport. Innanzitutto questa è una giornata che noi dedichiamo ai bambini e alla promozione sportiva, in primis le arti marziali, perché in questo periodo l'importanza delle arti marziali anche nella crescita del bambino è molto importante per tutto quello che si sente magari anche nei media riguardo il bullismo, l'introduzione dei bambini nella società a partire dalla scuola, e poi i bambini adesso passano molto tempo in casa anche per i troppi compiti oppure vicino a un semplice computer, e questi sono momenti di socializzazione che noi andiamo ad inventarci per far fare qualcosa ai bambini. In cosa concerne la giornata di oggi, quali sono gli esercizi e gli sport che ora vedremo? Gli esercizi sono, per quanto riguarda i bambini, tutti esercizi psicomotori che imparano appunto. Per quello riguarda quello che dicevo prima, i bambini stanno sempre in casa adesso, quindi non sono più abituati a correre, a saltare, a saltare un cerchio, come vedete un percorso, a saltare un cerchio, a fare tutti questi movimenti. E questi movimenti allora noi li insegniamo in palestra, è una propedeutica per tutti gli sport che andiamo a fare noi. E poi per dimostrare quello che sono infatti le arti marziali, che tutti pensano che sono violenza, insegniamo a dare botte, insegniamo questo. No, tutto questo non è assolutamente vero. Noi insegniamo ai bambini a stare con gli altri, ad acquisire un po' di carattere anche, per la loro sicurezza, soprattutto questo. E allora ci siamo inventati questa giornata, noi lo facciamo 3-4 volte all'anno per far vedere. Che età hanno i bambini coinvolti oggi? I bambini di oggi hanno un minimo di 4-5 anni, abbiamo gente anche di 50-60. Quali sono i prossimi impegni della Jiu Jitsu Fasano? Allora, noi per gli ultimi due anni, nel 2022, abbiamo conquistato il titolo di società campione d'Italia della FIGICAM, della federazione. Noi apparteniamo a un gruppo sportivo pugliese che si chiama Pro Team. Con la Pro Team siamo riusciti a vincere i campionati italiani della FIGICAM, che è il più alto traguardo in Italia. E domenica scorsa nel Brazilian Jiu-Jitsu abbiamo vinto l'Adriatico Cup, che è l'unico torneo di Brazilian Jiu-Jitsu che si svolge in Puglia. I nostri prossimi impegni agonistici con gli atleti più grandi, appunto, come dicevo, campioni italiani, ragazzi già ad alto livello, abbiamo a novembre una gara in Umbria, campionato italiano, un criterium nazionale, poi a dicembre abbiamo i campionati italiani che si svolgeranno a Taranto quest'anno, campionati italiani per regione, e a gennaio
abbiamo un Open internazionale in Belgio dove parteciperemo con un gruppo di una decina di persone.